Ciao ragazzi, come state? Spero bene. Oggi torniamo con un video recensione. E non un video recensione qualsiasi, perché ho scoperto in questo periodo in cui non sono stata presente su YouTube che è esplosa la mania delle LOL Surprise. E appunto mi ha incuriosito vedere queste specie di palline che contenevano appunto delle piccole bamboline insieme ad altri accessori e cose simili, ecco. E ho guardato dei video online per vedere appunto di cosa si trattava e ho visto che c'è un sacco di gente che impazzisce per queste LOL Surprise. Quindi ho detto, beh, perché non provare anch'io a prenderne una e vedere come sono, per vedere se mi piacciono e soprattutto scommetto tutto quello che ho che voi avreste voluto un video del genere. Quindi io mi prendo in anticipo e la faccio. Io sono andata a comprarne una ieri, ovvero il giorno prima che è uscito il video Dolls Nightmares, e appunto ho trovato diverse LOL Surprise. Ho trovato le LOL Surprise degli animali, quindi il LOL Surprise Pets, se non mi ricordo male, le Little Sisters, che però sinceramente ho guardato non è che mi piacessero tanto, e poi ho trovato le LOL Surprise normali. Hanno dei costi improponibili già partendo da questo fatto qui, perché una LOL Surprise normale, sono andata da Toy Center, l'ho trovata una LOL Surprise normale a 14,90, le Little Sisters stavano a 16,90 e i Pets pure, e insomma ecco, questi erano più o meno i prezzi che ho trovato. Quindi ho deciso che ne ho presa una, ho preso quella un po' più economica, quindi questa, le LOL Surprise, queste qua, della seconda serie, da quello che sono riuscita a vedere, ecco. E appunto è quella con la bambolina, diciamo, normale, una LOL normalissima, da quello che so. Poi, insomma, voi ne sapete meglio di me. Comunque queste palline credo siano veramente carine esteticamente parlando, a parte questo adesivo qua sul fondo che non è che mi piace tantissimo. Come sapete bene sono distribuite da Giochi Preziosi e adesso andiamo a vedere un attimo come sono fatte queste palline. Allora, penso siano fatte a strati a mo' di cipolla, da quello che ho capito in giro. Contengono 7 sorprese, di cui un indizio, degli adesivi, un biberon, delle scarpette, i vestitini, un accessorio e la bambolina in sé. Bene, poi sempre su questa pallina, almeno parlo per questa LOL, c'è questa LOL Miss Punk davanti, non ho idea di come si chiami in realtà, e ci dice collect 35+, e quindi penso ci siano più di 35 LOL da collezionare, madonna quante. E troviamo appunto il logo LOL Surprise, poi qua solite avvertenze varie ed eventuali, insomma. Io direi di iniziare a scartare questa LOL, che come vedo ha una cernierina qui, quindi presumo che dovremmo iniziare da qui e la prima cosa che troveremo sarà un indizio. Vediamo un po', spero che le mie unghie non mi tradiscano, perché le unghie col gel forse non aiutano per aprire. Infatti voleva si dimostrare, dai! Vabbè, io sarò l'unica impestata che non riesce ad aprire ste robe. Credo sia questo l'indizio, perdonatemi ma non ne ho mai aperta una in vita mia, mamma mia che dure. Mi fanno male le unghie da quanto sto tirando. Se non le avessi probabilmente andrebbe meglio la cosa. Ok, primo strato levato. L'indizio è questo: una nonnina e una scuola, presumo, forse old school. Oh, esattamente quello. Ok, old school. Vediamo cosa troviamo con questo indizio. Vediamo. Dov'è l'altra cernierina? Eccola qua. Non ce la faccio, vado a prendere una forbice. Ok, ho recuperato una forbice, spero che mi sia d'aiuto. Cioè, sono proprio l'unica imbranata in tutta la rete che non riesce ad aprire una caspita di LOL. Aiuto! Uffi, aiutatemi! Adesivi, vediamoli.
Ho trovato questi adesivi, non ho la minima idea di cosa vogliano dire, sinceramente, però questa è acqua più punto di domanda, probabilmente dovrà fare qualcosa che ha a che fare con l'acqua, chi lo sa. Adesso qual era il prossimo strato? Mi pare che... Ok, il prossimo strato dovrebbe essere un biberon, vediamo. Che carine che sono, oddio, questo è un gattino, questa è una gattina, questa... Oh, Alice in Wonderland, bellissima. Ok, questo è il primo pacchettino che troviamo, la ball è verde, vediamo che cos'è magari, non so se abbiano un significato, sinceramente, non lo so. Qua c'è il biberon, in teoria, dentro questo sacchettino fucsia, che è scritto LOL Surprise, e dietro Surprise Inside, yay, vediamo. Abbiamo un piccolo biberon azzurro e bianco con scritto Baby Goo Goo. Va bene, ok. E va. Ed è squiscioso. Bello, mi piace che sia squiscioso. Poi vediamo un po'. Prossimo strato, se non erro, dovrebbero essere delle scarpine, se non ricordo male. Qua ci sono le scarpine. Fermo. Vediamo, mamma mia, sono microscopiche in una bustina così grande. Dai, apri. No. Ok. Che caspita, quella di prima era facilissimo da aprire, adesso no. Ragazzi, veramente mi sento proprio infestata da morire ad aprire sta roba. Forbicetta per le unghie a portata di mano. Vediamo cosa abbiamo trovato qua dentro. Delle scarpette rosse, che carine! Guardate che patatine, sono bellissime. Sono rosse e sono con la punta aperta, spero si vedano, spero. Sono così microscopiche, mamma mia. Mamma, non ho mai visto delle cose così piccole. Ok, ora dovremmo teoricamente trovare un vestito. Dove dovrei aprire? Ecco, ok. Penso sia qua dentro. Ok. Questo dovrebbe essere il vestitino. Sperando che si apra velocemente. Oh, che bello, anni 50. Oddio, io amo gli anni 50, ragazzi. Io sono innamorata persa degli anni 50. Adoro queste. Oddio, è tipo pin-up. Adoro, bellissimo, mamma mia. È così piccino, picciò, vi giuro, è microscopico. Vabbè, voi lo saprete sicuramente. Mamma mia, è carinissimo. Non pensavo di essere così invasata. Adesso presumo di doverla aprire. Madonna, quanta roba. Ok, allora presumo che questa sia la bambolina, perché è quella un po' più grande. Un booklet, presumo un accessorio. E cos'è questo? Le istruzioni. Ah, perché oh, madonna, ma quanta roba fanno queste cose. Ok, è sconvolta. Allora, tipo, se le diamo da bere dell'acqua, o piangono o sputano, oppure fanno la pipì. Oddio. Poi, le little sister, presumo queste. Ah, che... Ok, se le ghiacciamo cambiano colore, teoricamente. Carine. Ecco cosa serve questo. Questo è per portarsi in giro la LOL, presumo. E questo è anche un piedistallo. Ah, fantastico, questa pallina fa di tutto. Meravigliosa. Cioè, geniale. Mamma mia, quante cose. Allora, io il booklet lo guarderei più tardi, perché sennò mi spoilerò subito che cosa ho trovato. E questa dovrebbe essere l'accessorio. Oddio, che carino, mi sa che è proprio tema anni 50, perché ha anche la bandanina rossa, è bellissima. Adoro. Vabbè, hanno già soddisfatto le mie aspettative con il fatto di aver trovato una cosa degli anni 50 che io stravedo per gli anni 50, quindi adesso vediamo questa donzella. Oddio, ma è bellissima, quei capelli. Oh mio Dio, io amo questo colore, io amo questo colore. Questa bambolina è tanto pucciosa, tanto carina. Wow. Diciamo che la pittura sugli occhi è un po' sbrodolata, perché ha questa parte
che ha dei puntini bianchi. Non so se ci dovessero essere dei puntini bianchi, comunque, però è un po' sbrodolato qua il bianco. È carinissimo, oddio, ha pure il neo qua, ragazzi. Sono innamorata persa di questa roba qua. Non pensavo di innamorarmi di queste cosine qua. È squisciosa la testa, non so cosa voglia dire questo. Forse che spara l'acqua, presumo. No? Oh, vedo dei buchini sugli occhi. Probabilmente piange questa LOL. Oddio, oh no, patata, non devi piangere. Ha i capelli che sono di questo, diciamo, color turchese. Poi dietro ha dei piccoli buchini, presumo per agganciarci questa bandanina. E sono raccolti qua con una codina. E poi muove la testa, incredibile, non l'avrei mai detto. Muove le braccia. Carina, proprio patatina questa LOL. Muove anche le gambine. Patata, oddio ragazzi, scusate, mi sono un po' innamorata di questa coccolina qui. Ha la panciotta, è proprio cicciottella, che carina. Oddio, adoro. Il culetto, oddio, carinissimo. Oddio, pure le fossette qui, adoro. Mamma mia, ragazzi, sono innamorata. Sono troppo belle. Sono carinissime, costano l'ira di Dio, per carità, ma sono carinissime. Adesso vediamo di vestire questa dolcissima LOL. Allora, senza indugio. Oh mio Dio, ragazzi, è così pucciosa. Oddio, è patatissima. Mamma mia, sono innamorata. È bellissima. È stracarina. E poi è tutta anni 50. Vabbè, ragazzi, è meravigliosa. Non mi aspettavo di trovare una cosa così patatosa. Però, aspettate. Praticamente, se io riempissi questo d'acqua, glielo devo ficcare in bocca, buttarle l'acqua nella testa e teoricamente lei dovrebbe piangere. Da quello che ho capito, anche perché ho visto dei buchini negli occhi, senza che sto qua a prendere l'acqua, dovrebbe piangere questa LOL. È bellissima, ragazzi, bellissima, adoro, adoro. Adesso, teoricamente, questo dovrebbe essere il suo stand. Lasciatemi perdere, sono proprio... Non so come funzionino queste cose, perché è la prima volta che le ho io. Ne ho viste diverse, però insomma, non ho mai capito bene tutto. Perdonatemi, non sono bravissima. Sì, questo dovrebbe essere il suo stand. Poi questo dovrebbe andare attaccato qua, se non erro. Non cadere, ti prego, piccola LOL. Vabbè, lo attaccherò in un secondo momento, sennò questa qua mi cade. Questo era l'indizio. Allora, old school ci sta tantissimo, anche perché anni 50, adoro. Questo è il tuo biberon. Vieni, fanne buon uso. Ehi, no, stai, ti prego, stai. Il biberon ti destabilizza, tesoro, stai. Eccola. No. Ok, o è la mia o fanno tutte un po' così. Ok, questo invece è il booklet con cui arrivano. Lasciate perdere se io ho fatto casini e cose varie. Ah no, aspettate. Questa parte credo sia delle Little Sisters. Ok. Fantastico, nel frattempo la LOL è caduta. Vabbè, tesoro, stai qua. Vabbè, dopo ti rimetto su. Ah, e queste sono quelle della collezione appunto della seconda serie. E poi abbiamo il retro club di cui fa parte la mia, che si chiama BB Bop. Ok, molto molto bella. E sì, è la più bella del retro club insieme a Pink Baby. Oddio, Pink Baby mi ricorda tantissimo Grease, con le... come si chiamavano? Sì, comunque c'erano tutte le ragazze che avevano la giacca rosa o la giacca nera con le scritte rosa, adesso non ricordo esattamente, però è bellissimo, a tema Grease. Mi piace tantissimo questa. Oddio, era la mia preferita, cavolo, di queste. A saperlo, non avendo avuto il booklet prima, devo dirvi che comunque tra le retro club, BB Bop è la mia preferita in assoluto. E lei... è una popular, quindi è molto popolare trovarla, cioè è molto semplice trovarla. Ok,
Ok ragazzi, questa è la LOL Surprise che ho trovato io nella bowl che avevo comprato. Sono felicissima perché ho trovato una LOL che alla fine mi piace un sacco. È anni 50 e la adoro, adoro ai massimi livelli. Mi piace tantissimo il suo stile pin-up. Comunque di queste bamboline devo dirvi, mi piace tantissimo l'idea della palla che piano piano viene scartata e si trovano sempre gli oggettini piuttosto che il biberon, eccetera. Credo che sia una genialata fotonica. Su questo Giochi Preziosi si starà facendo un casino di soldi, immagino, e tanto di cappello, perché veramente ci hanno azzeccato. Mi piace tantissimo questa modalità di scartaggio dei giocattoli, cioè almeno di questo giocattolino qua, perché mi piace tantissimo. Poi ho scoperto che questa ball, ah no, non cadere, ti prego, fa sia da piedistallo che potete poi rimettere la vostra LOL all'interno, perché sembra esserci un cuscino, tipo un salottino dove poterla inserire e portarvela a spasso con il manichetto che si attacca appunto all'altra estremità della palla. È meravigliosa, credo, come idea. L'unica cosa, costa veramente una follia, nel senso 15 euro per una bambolina, vabbè, un po' squisciosa, magari non sono sempre stampate benissimo, secondo me sono un po' troppi come soldi da richiedere. Però ragazzi, l'idea è innovativa, mi piace tantissimo, come vi ho già detto, e sì, secondo me vende di più l'idea dello scartaggio che non fa tanto la bamboline. Le bamboline sono carinissime, ma l'idea ci sta molto di più. Comunque ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, spero di avervi fatte felici. A me è piaciuto tantissimo scartare queste LOL, anche perché, guardate, c'è un macello qui che adesso devo andare a pulire, perfetto. E comunque allora, se vi è piaciuto il video, vi prego, fatemi sapere cosa pensate voi delle LOL, se ne avete anche voi, se vorreste comprarle e quali vorreste avere. Io sono stata felicissima di aver trovato questa tema anni 50. E niente ragazzi, ricordatevi come sempre di iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto, di seguirmi sui miei social, Instagram soprattutto, che so che adorate Instagram e chi non lo adora d'altronde. E noi ci rivediamo a un prossimo video. Ciao!